Finalmente a casa. Ah, ora solo relax, play e forza. Vai piano, razza di elefante. Ma sei fuori, mi hai fatto prendere un colpo. Tu hai rischiato di darmelo invece un colpo. È bello pesante con quella porta aerea che ti ritrovi lì dietro. Va bene, non esagerare, manco andassi in palestra. Ma infatti normalmente non mi faresti male, ma ti sei buttato addosso come un ippopotamo nel fango. Ci ho lasciato un attimo andare. E poi perché continui a paragonarmi ad animali sovrappeso? Per forza, tra Pasqua e Pasquetta hai mangiato come un bue? Niente, è proprio un vizio. È solo la verità. Potrei aver mangiato un pochettino, ma... Pochettino? Ma se ci avresti potuto sfamare una squadra di football. Ok, ho mangiato un po' di cioccolato e tante altre varie robe, ma ho messo solo su qualche chiletto. Beh, valla a dire, le mie gambe, da quando ti sei seduto sono diventato una sedia per bambini. E io che pensavo di essere diventato più alto. No, mi dispiace, sei sempre il solito pinguino. Dai, per favore, fammi riposare, è tutto il giorno che sono in piedi. E per quale motivo, sentiamo? Beh, sai, avevo una parte in un film. Davvero? Sì, beh, era una comparsa, ma fondamentale. Di la verità. Sì, vabbè, era un albero sullo sfondo. Però dai, per favore, fammi sedere, giuro che farò pianissimo. Ma non è solo quello. Ma allora dov'è il problema, scusa? I tuoi continui i miei comportamenti. Ma quali? Non fare finta di niente. Devo parlarti di quando ti dimentichi di salvare dopo aver montato. Oh, era una cosa seria. Ore e ore di lavoro buttate via. Avrò il diritto di arrabbiarmi un attimo. E quando prendi gol su FIFA? Oh, ho perso una finale di Champions all'ultimo minuto e poi sei sempre in mezzo. Per non parlare di quando hai scoperto che ti avevano preso l'ultima fetta di pizza. Beh, effettivamente forse ti ho preso un po' troppo come valvola di sfogo. Però a volte anche te fai innervosire, eh? Fammi solo un esempio allora. Beh, quando ti freghi i fili. E dai, molla l'osso. Perché sono così invitanti e io non ce la faccio a resistere. Vorrei solo riposarmi un po'. Vabbè, non è che mi sembra che tu faccia tutta questa fatica. Ma no, sai cosa vuol dire tenersi addosso il peso di ogni singola persona per quasi tutto il giorno? Beh, una volta ho fatto la comparsa come sedile in un cinema, quindi... Ma si può sapere dove trovi sti lavori? Beh, me li passa la famosissima agenzia Anne Heaver Ajoy. Aspetta, letto completo viene fuori Never a Joy. Ah, non ci avevo fatto caso. Che tradotto in italiano vuol dire mai una gioia. Ora capisco tante cose. Lasciamo perdere. Comunque, a maggior ragione dovresti capirmi. Ok, hai ragione. Che cosa posso fare per aiutarti? Beh, adesso che me lo chiedi, una roba ci sarebbe. Dai, per favore, non ce la faccio più. Ah, chi è che non faceva fatica, eh?